Ti è mai capitato di pensare che l'amore non è fatto per te, oppure che per te non ci sarà mai la possibilità di avere una famiglia o una storia d'amore reale, autentica? E magari hai pensato che tutto questo è dato dal fatto di aver vissuto in età adulta oppure adolescenziale delle storie finite male, un primo amore mancato, una delusione in età un po' più adulta. Mentre potrebbe anche non essere così, quindi questa sera ti voglio accompagnare dentro altre possibilità che hanno radici sempre all'interno della famiglia. Ultimamente ho fatto un video sulle famiglie disfunzionali, questa sera continuiamo a parlare della famiglia, ma con uno sguardo diverso, una prospettiva diversa che può creare comunque una situazione di fame d'amore, che invece di portarti a ricercare continuamente un amore, ma anche ti porta a pensare che non sia assolutamente possibile. Quindi, attraverso questa convinzione tua interna, in realtà attrai sempre relazioni che non funzionano e molto spesso puoi cadere anche in relazioni tossiche o disfunzionali. Intanto lascia che mi presenti. Sono la dottoressa Teresa Natale, Life and Focusing Coach. Mi occupo di relazioni in generale con uno sguardo particolare, molto chirurgico, a quelle che sono le relazioni tossiche. Aiuto proprio le persone ad uscire fuori dalla dinamica delle relazioni tossiche per risvegliarsi e riaprirsi ad una vita che permetta di dedicarsi con serenità a se stessi, quindi alla relazione con se stessi e poi alla relazione con gli altri. Questa sera ti voglio parlare di un grande elemento che a volte può mancare in età infantile e non sempre lo vediamo come un problema, o molto spesso l'abbiamo già visto, riconosciuto, perché nella nostra memoria è in qualche modo giustificato. Uno degli elementi molto focale in alcune famiglie è quello dell'assenza, però non un'assenza per distrazione dei genitori o per genitori con dipendenze o situazioni molto gravi, l'assenza dovuta a questioni serie, a questioni molto importanti, per esempio i casi di famiglie dove arriva una malattia o dove arriva un lutto importante o quelle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e quindi si crea un vuoto di assistenza, di cura verso la prole. Ti è capitato, ti può essere capitato di stare all'interno di un nucleo familiare amorevole, dolce, che sicuramente ti hanno dato tutto quello che potevano, per cui questo è un dato di fatto, ma nello stesso tempo, andando ad indagare, ti accorgi che la cura ricevuta non era la cura sufficiente per l'età in cui l'età dello sviluppo, ok? Questo video ti vuole portare a fare una riflessione. Molte volte dentro di te si può instillare una convinzione, pensare che per te non ci siano possibilità di riuscita, mentre questo tipo di pensiero può avere un'origine proprio in un'età in cui ti sei abituato a non avere abbastanza attenzioni, a non avere abbastanza cura, a non avere abbastanza presenza di una famiglia che creava una struttura solida nella tua vita. Questa esperienza, ad esempio, riguarda la mia vita. Nella mia vita, oggi ti parlerò anche di un pezzetto di me. C'è stato proprio uno di questi eventi, una malattia in casa ha fatto sì che mio padre dovesse trascorrere molto tempo in ospedale e mia madre si è dovuta occupare a livello economico e nello stesso tempo anche a livello di presenza verso mio padre, e questo ha fatto sì che io e mia sorella venissimo in qualche modo separate per dare a mia sorella, che era più piccola, una possibilità di essere costantemente vista attraverso i miei parenti, mentre io, che ero un po' più grande, ho iniziato ad avere momenti di solitudine all'interno della casa, quando poi mia madre arrivava la sera un po' più tardi. Questo tipo di infanzia non ha rovinato tutta la mia infanzia. Quando io parlo di me, ad esempio, della mia vita, la mia infanzia è sempre con un bellissimo ricordo, ma negli anni ho dovuto elaborare questo tipo di vuoto che si è creato in un momento specifico della mia crescita. Ti parlo ancora di altre esperienze e facciamo il nome Maria.
una mia cliente che in un certo momento della sua vita, quando aveva più o meno 10 anni, anche lei, i genitori si sono dovuti allontanare perché il padre era sempre spesso via per lavoro e la madre, avevano avuto dei problemi di tipo economico, era molto impegnata per aiutare in quella che era la parte economica. Anche questa mia cliente assolutamente ha avuto un'infanzia gradevole. Infatti è arrivata da me dicendomi: io non posso dire nulla della mia crescita, della mia età adulta, non ho mai avuto situazioni in cui mi sentivo in relazioni tossiche all'interno della mia famiglia. Che cosa può accadere in questi casi? In questi casi si parla di deprivazione emotiva. Sono delle fasi in cui non si viene sufficientemente curati, no, ma la cura non viene a mancare in senso totale, universale, viene a mancare la sufficiente cura per quella data fascia di età. E ogni fascia di età ha bisogno di attenzioni speciali, attenzioni giuste. I nostri caregiver, coloro che si prendono cura di noi, hanno una grande importanza perché l'essere umano, fino a che non diventa estremamente adulto, dipende dagli adulti, dipende dalle persone grandi. Che cosa ti voglio dire ancora? Tutto questo può portare dentro di te una sorta di fame d'amore. Quindi potresti sentire che hai sempre desiderio in qualche modo di realizzare un sogno d'amore, ma nello stesso tempo ne sei quasi spaventato perché c'è una vocina dentro di te che ti dice che non è possibile. Oppure senti dentro di te un filo continuo, costante di sensazione di solitudine, quel qualcosa che a cui non sai dare spiegazione. Ad esempio, nel caso della solitudine, anche se tu domani potrai incontrare un compagno o una compagna, anche affettivamente presente, potresti continuare a sentire quello stato di solitudine nello sfondo della tua vita. Per cui vivere la fase di innamoramento in maniera molto entusiasta e poi nel tempo, man mano che la relazione procede, iniziare a sentire un vuoto, un senso di solitudine, un senso di mancanza. Anche in questo caso, molte volte, è l'origine proprio in quella fase di deprivazione emotiva. Che cos'altro ancora può succedere? Può succedere che dentro di te si instilli in qualche modo il pensiero che non meriti amore, che per te non c'è la possibilità di ricevere amore. Per cui vivi le tue relazioni sempre pensando o di essere abbandonato o di essere tradito, oppure in casi estremi puoi anche arrivare a sentire un continuo bisogno di amore e quindi una richiesta continua di conferme. Questi sono i casi un po' più estremi. Quando io, ad esempio, ho iniziato a lavorare con Maria, il lavoro è stato proprio quello di andare non tanto a conoscere la sua storia, perché lei la conosceva già e aveva anche già compreso alcune dinamiche, ma siamo dovuti andare più in profondità, siamo dovuti andare in quel nucleo, in quella ferita, in quel sentire, quel vuoto, quella mancanza, quello che era accaduto quando c'è stata quell'assenza. E non era un'assenza totale, perché comunque la mamma c'era, il padre è vero che viaggiava, ma veniva sostituito anche dalle figure dei nonni, ma qualcosa non era esattamente come lei avrebbe desiderato, qualcosa era mancato. La sua percezione di quella realtà era di assenza, di vuoto. Una fase delicata intorno ai 10 anni, una femmina, una donna, quella una persona che poi è diventata una donna, ha sempre sentito una sorta di vuoto dalla figura maschile e anche della figura femminile, dalla quale sperava e desiderava potesse essere sempre più presente. Anche nel mio caso, quello che è stato elaborato è stato qualcosa di molto profondo, perché io ho sempre saputo la mia storia, la mia realtà, quello che avevo vissuto, e piuttosto ho sempre potuto dire che sono stati momenti difficili e ho potuto ringraziare perché sono stati superati e mio padre poi è riuscito a portare, insomma, a buon fine quella che è stata la sua malattia. Comunque hanno capito che cosa aveva, è riuscito ad uscire fuori dal giro degli ospedali.
però qualcosa è venuto a mancare. E su quel qualcosa che è venuto a mancare, io non ho dovuto, o anche Maria, non abbiamo dovuto fare un lavoro qui, perché cognitivamente avevamo capito, avevamo giustificato, avevamo compreso. Il lavoro è stato più in profondità. Andare ad ascoltare quella ferita, quel vuoto, quella mancanza, in maniera da riportare quell'equilibrio e non sentire più quella sorta di mix fra solitudine, nostalgia, mancanza, vuoto, senso di smarrimento anche in alcune occasioni. Tutto questo è sempre per ricordarti che quello che noi siamo è il risultato di tanti tasselli. Questi possono essere alcuni. Quando parliamo di noi e ci chiediamo anche perché finiamo in relazioni sbagliate, perché molte volte crediamo che non sia possibile avere una relazione sana. Molte volte ci chiediamo perché sempre a me? Perché quello è quello che tu conosci, l'elemento familiarità. Quel vuoto è qualcosa che per te è familiare e allora in qualche modo lo ricrei, si rigenera, vieni attratto da situazioni che possono darti quel qualcosa che tu conosci. Ora, come sempre, ti invito a fare la tua riflessione. Se vuoi scrivere nei commenti ciò che hai vissuto, nel caso in cui tu abbia riscontrato qualche risonanza in quello che ti ho raccontato, sarò felice di ascoltarti. O altrimenti, che sia una buona riflessione per capire e comprendere che la vita non è solo a piccoli tasselli, non è solo nell'ultimo anno, negli ultimi 5 anni, è un insieme, è tutto qui ora, da quando sei nato e forse anche prima, a oggi, è tutto un unico schema, è tutto un unico momento. Ciao, a presto.